con tutta la sua famiglia. Questo è il presepe di cui vi parlavo, che è stato realizzato da Beato Giuseppe Puglisi, i suoi ragazzi. Quindi proprio quello originale che aveva detto lui quando è andato lì. Queste sono le poltrone che è sul giacinto, poco fa diciamo che erano stracolme di libri. Ecco, ora si nota il colore delle poltrone. Queste sono tutte le foto che abbiamo recuperato della famiglia di Padre Pino Puglisi, tutti in volta con il Papa. Conti che sono sempre rimasti a e questo infatti è quello che ho chiamato perché sono i genitori. Sì. E poi questo è tutto un po' la storia di Padre Pino Puglisi, della missione proprio di Padre Pino Puglisi, quindi tutta la testimonianza che Sor Giacinta vi ha illustrato all'inizio. E da questa parte troveremo l'opera. Troveremo l'opera. Io non ho aperto perché non volevo diventare troppo caldo, capito? Hai ragione, sì, perché è tra caldo. No, a base sì, che no. Meglio. È il quello che dice l'opera. Sì, questo è qua l'opera di Claudio Parmigiani, Trinaci del dolore. Infatti all'inizio quando ho visto quest'opera ho detto ma chissà che cosa vuole rappresentare, mi sembrava un qualcosa anche detto messo lì. Invece in realtà proprio proprio rinascere dal dolore. Questo rinascere dal dolore può essere interpretato in mille modi in realtà. Io ad esempio l'ho sempre interpretato come vedere una luce in fondo al tunnel. E secondo me l'autore voleva proprio far significare questo con questo pugno dato in questo vetro. Come diceva Sor Giacinta, questa è la casa di Padre Pino Puglisi dove lui ha abitato prima con i suoi genitori e poi da solo. Questa casa era stata una casa popolare, queste sono abitazioni case popolari e poi sono case che appartengono al comune di Palermo. Una volta, dopo la morte di Padre Pino Puglisi, questa casa il fratello ha deciso di venderla ed è stata acquistata da una famiglia di un'altra zona. E poi in realtà dopo che Padre Pino di Puglisi è stato appunto denominato Beato Padre Pino Puglisi è stata successivamente acquistata. La famiglia che ci abitava è stata comunque trasferita, è stata acquistata un'altra casa e ha ceduto questa casa, infatti la pavimentazione, le porte e la cucina non sono le originali, ecco, sono state poi risistemate. Però poi siamo riusciti diciamo, a recuperare tutto il mobilio, a dare proprio il senso di quello che era la casa di Padre Pino Puglisi. Le tende sono state donate. E anche quindi la casa è stata donata? No, la casa è stata acquistata. Questa casa era una casa popolare. Sì, però. Poi dopo la morte il comune l'aveva acquistata un'altra famiglia. Un'altra famiglia? Sì, è stata regalata da questa famiglia al centro? È stata acquistata. La cosa bella è che è diventata casa museo. Tant'è che il centro-destra è socio della MEI di tutti i musei diciamo, religiosi in Italia. Infatti è riconosciuta. È un posto deve fatto, rimanere così. Bravissima. Bravo. Sì, rimarrà così. Poi grazie a questi ragazzi che ogni anno. E infatti è bello. È bello. Sì, dovranno cercare di portare avanti il messaggio. Poi questo sarebbe la presidente del centro accoglienza Padre Nostro, con i fratelli che incontrato Francesco. Tutti e tre? Sì. Quello in centro? Quello in centro è quello in vita. Francesco. Lui ha la maglia. Questi sono i fratelli che sono Il mio presidente, lui è ancora bambino, il presidente del centro Padre Nostro. Questo. Poi lui aveva un altro frate, questo che ci sembrava da 10 anni per problemi infatti sopra avevamo dei questi sono i genitori, il papà era da solo e la mamma salta.
Sono bellissime queste, sì. Perché quando le chiedo il bambino si chiama per portare anche le migliori per i nipoti, loro da imparare. Firmateli lì. Anche quando volete lasciare pensieri per scrivere. Noi adesso dove dobbiamo andare? Immagino prendete qualsiasi cosa, le pensieri, quando volete portare un salone, prendete qualsiasi cosa. Sì, lo so qui. Ah, forse voi qua non siete accomodati, vi prego. No, noi abbiamo, non abbiamo fatto qua. Prendete qualsiasi cosa e firmate e più fresco di me. No. Quindi lui leggeva e sottolineava, noi abbiamo interpretato questa sua sottolineatura come qualcosa che lui volesse far ricordare di lui. Questi sono i suoi abiti, la televisione, e questo, oltre che la stanza da letto, era un luogo di preghiera dove lui si recava a pregare. La sciarpa che lui ha lasciato, è la sciarpa di Padre Pino Puglisi, che è rimasta così da sempre praticamente, e le foto qui di quando lui ha portato i ragazzi a mare, quindi del centro, i ragazzi del centro, e qui lui è stato per 10 anni a Godrano, che è un paesino della provincia di Palermo, un paesino in montagna vicino al bosco di Piguzza, e lui ha portato, ci sono dei video dove lui comunque ha portato i ragazzi anche lì al bosco di Piguzza. Da una testimonianza ad esempio di alcune persone che abitano a Godrano si è notato proprio, lui raccontava quando lui è arrivato lì, c'era un certo distacco anche lì sui fronti. Lui infatti si definiva un guerriero d'assalto, perché lui voleva in un certo senso non allontanare i bambini dai genitori mafiosi. Lui voleva, secondo quello che abbiamo appena interpretato, che un figlio di un mafioso non diventasse anche lui mafioso. Infatti. Era questo un po', quindi questo lui lo voleva tramandare attraverso, ad esempio, lo studio, quindi venite qui, vi aiuto io a fare i compiti, attraverso il gioco, ed è quello che oggi il centro di accoglienza Padre Nostro si predispone di fare. Qui siamo comunque nel quartiere romagnolo, non siamo proprio dentro Brancaccio, ma la sede legale è vicino. E proprio Brancaccio hanno il centro accoglienza cercando di seguire proprio la strada di Padre Pino Puglisi. Ad esempio mi ha colpito l'altra volta il presidente, stiamo cercando di realizzare l'ultimo sogno di Padre Pino Puglisi, che è quello di realizzare un poliambulatorio a Brancaccio, che non c'è. Sì, piano piano hanno realizzato un centro di un campo sportivo che è proprio vanta per essere uno dei migliori, soprattutto c'è la piscina, il parco giochi per i bambini, il campetto di calcio, di basket. Questo campo era quello che realmente voleva costruire Padre Pino Puglisi, ma che poi non c'è riuscito, e che il centro di accoglienza ha realizzato. È stato però anche costruito un centro di violenza. Infatti il presidente l'altra volta ha detto: ma quanto sognava Padre Pino Puglisi, stiamo raggiungendo un altro sogno che si spera che è il collaboratore per il calcio. Ora ci spostiamo, non c'è la stanza. Questa è la stanza studio. È la stanza studio dove il Padre Pino Puglisi studiava e soprattutto aiutava anche i bambini a studiare. Lui riceveva bambini qui, il telefono, perché raccontano che lui era sempre al telefono, dalle testimonianze che ho sentito, lui correva sempre. Mia nonna mi ha sempre raccontato, mia nonna lavorava in un dottore qui vicino ed era il medico di base di Padre Pino Puglisi. Sì, infatti mia nonna mi ha sempre raccontato, dico, lui correva sempre, infatti ogni volta doveva fare delle ricette, poi sì, più tardi passo, e poi non passava. Mia nonna ha detto: Padre Pino Puglisi, io le porto a casa, lei quando vuole venire
se le viene a prendere. E mio nonno mi racconta di volte che veniva a casa da mio nonno e mi danno un caffè, padre Pino qui, se sei, ma no, 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 devo scappare, devo scappare. Lui correva sempre e parlava sempre al telefono. E questi sono i libri, il famoso libro che mi ha sorgito è stato questo. Questo. E io quando insomma ho visto un po' del tuo documento sulla redenzione, mi guardavo tutti attentamente e dicevo, vabbè, per un sacerdote ci può stare. Ma quando ho visto quel libro un po' sono rimasta spiazzata, e ho un sacerdote che legge un libro di Satana. Infatti sono rimasta proprio. Ci sono tutti, vedete, questa è la dedica di Papa Francesco, quella che l'esempio sì, di Don Pino faccia nascere tante vocazioni. L'ha scritta Papa Francesco quando è venuto a far visita. È stata poi fatta appunto, è stata incisa giù. Sì. Sì, grazie, però qua non prendo neanche un cartone. Non so, grazie. Le abbiamo finito.